Siamo all'incirca 323 persone a Seborga, di cui 225 votano per il principe sì, un centinaio sono un po' contro, ma no, non contro, ma non sanno esattamente cosa fare. Allora stanno un po' di qua, un po' di là, ma scommetto che se diventasse principato il piede lo mettono tutti dalla nostra parte. Seborga è a tutti gli effetti un principato che è nato nel 954 e non c'è nessun documento che dimostra che Seborga è stato comprato dall'Italia, dei Savoia, e noi abbiamo tutto quello che serve a uno Stato indipendente, le targhe, i passaporti, le monete. Un Luigino è quotato $6 nel Stock Exchange. Nato a Gattinara in Italia, come dicevo, sono nato all'estero, però ho tanti anni che risiedo qua, mi sono sposato qua, ho due figli. Questa qua invece è la patente del Principato. Che mi occupo tutto quello che succede fuori Seborga praticamente. Mi tengo le relazioni con l'estero, con i nostri consoli, con il corpo diplomatico che è sparso in tutto il mondo. Abbiamo dei consolati in Francia, in Belgio, anche in Italia, in Australia, in Arabia Saudita. E quando è mancato il principe Giorgio 3 anni fa è stato eletto tramite votazione il principe nuovo, che sarebbe Marcello. Un mandato da principe qui a Seborga dura 7 anni. Le elezioni sono popolari, il popolo sovrano che elegge il proprio principe per il principato. Abbiamo tutte le carte in regola per essere indipendenti. Ma sinceramente non ho deciso da solo, sono stati i miei amici qui a Seborga che mi hanno proposto, ma perché non ti candidi te, principe di Seborga? All'inizio l'ho presa subito come... Ho pensato un po', visto i miei impegni di lavoro, ho dovuto valutare bene con i miei lavori, ma alla fine dedico metà tempo a Seborga, metà tempo al mio lavoro. Praticamente passo 4-5 giorni in Svizzera e 2-3 giorni in Italia o qui nel Principato di Seborga. Noi ci siamo conosciuti in collegio in Svizzera, a Montreux, ormai 20 anni fa, eravamo molto giovani, ci siamo conosciuti intorno ai 13-14 anni. Poi abbiamo vissuto insieme per tanti anni a Monaco. Poi abbiamo trovato che Monte Carlo ci stava un po' stretto. Cercavamo un posto tranquillo dove tenere i cavalli, che a Monte Carlo purtroppo non era possibile. E allora ci siamo spostati qui a Seborga, dove abbiamo acquistato una fattoria. E così 12 anni fa ha cominciato la storia con Seborga, il nostro amore per Seborga. Ci siamo innamorati del Principato di Seborga e siamo rimasti qua. Un posto incantevole, ricco di storia, e dovrebbe diventare un must prima o poi. Noi comunque siamo seborghini e non facciamo parte dell'Italia.